La migliore partita del Bologna in questo campionato contro un Lecce privo di Barbas, remissivo e dominato in ogni reparto. Dopo 5 minuti la prima rete, i pericoli per il Lecce vengono dalla destra. Luppi scambia con Poli, il tiro in diagonale respinto da Terraneo su Marronaro che segna senza problemi. Un Bologna sicuro e compatto a centrocampo dove a sorpresa Maifredi schiera il difensore De Moll. Poli si sposta indifferentemente sulle fasce subendo numerosi falli. Bonetti tiene i collegamenti correndo a tutto campo. Il Lecce non è in giornata e per registrare qualcosa bisogna aspettare il finale del primo tempo. Punizione di Nobile per Benedetti che non aggancia. Ripresa che si apre con il raddoppio del Bologna. Sbaglia Miggiano, di testa Poli lancia Marronaro in posizione regolare. Il ritrovato cannoniere rossoblu scende verso Terraneo e lo infila con precisione. E ancora Marronaro in due successive azioni sfiora la tripletta. Parte da centrocampo e da fuori area impegna il portiere ad una parata in angolo. Poi su scatto e preciso lancio di Poli ci prova con un pallonetto che Terraneo intercetta con la mano. Siamo al 70° e subito dopo il Lecce dimezza lo svantaggio. Traversone al centro dell'area di Moriero, Benedetti segna di testa superando Luppi fermo. Dopo aver subito per tutta la partita, il Lecce finalmente esce dal torpore invernale, ma con pochi risultati, anche perché a 12 minuti dalla fine viene espulso Baroni per doppia ammonizione. A tempo scaduto, punizione di Nobile. A colpire di testa dopo una corsa a tutto campo c'è il portiere. La palla esce abbondantemente e Terraneo ritorna a casa tra la nebbia che scende.